In questo video parleremo di come rendere una donna ossessionata da te e farla appunto attaccare a te. Vorresti mettere le mani sul sistema per trasformare quasi ogni ragazza in una scopamica pronta a far sesso con te quando vuoi? Se sì, scopri come nel nuovo videocorso Amici con Benefici. Funziona con le tue amiche, con ragazze nuove e anche con ragazze che ti hanno rifiutato in passato. Offerta disponibile fino al 29 giugno, dopodiché il corso chiude per sempre. Per maggiori informazioni clicca sul link qui sotto in descrizione. Quindi il modo per creare ossessione in una ragazza è fondamentalmente mixando emozioni positive ed emozioni negative, quindi facendole provare queste due categorie di emozioni e puoi vederlo molto facilmente su di te. Quindi ti è mai capitato che una ragazza ti stava rispondendo bene e poi dopo, punto in bianco, inizia a sparire, non risponderti più, essere disinteressata? Che cosa succede? Succede, e poi mi arrivano le persone e mi fanno domande: ah, Luca, questa qua era interessata, adesso non è più interessata, cosa faccio? Cosa è successo? Non è più interessata, è sparita, non so, sto impazzendo. Perché? Perché mi arrivano tante persone poi che mi riscontrano situazioni di questo tipo, perché prima la ragazza era interessata e poi era disinteressata. Il mix di queste due cose, quindi interessata, emozioni positive, disinteressata, emozioni negative, il mix ti rende ossessionato e mi fai poi le domande, sia studenti sia poi non studenti, ok? Stessa cosa applicata su una ragazza, crea lo stesso tipo di effetto, ok? Non soltanto con interesse e disinteresse, ok? A mio parere, fra l'altro, non va fatto in realtà neanche in maniera, diciamo, perché tanto se ti sai approcciare, se ti sai comportare in maniera corretta con le ragazze, in realtà automaticamente delle volte produrrai emozioni positive, delle volte produrrai emozioni negative. Però, per esempio, andando a mixare emozioni positive di, non so, vai, un'emozione negativa può essere, per esempio, l'essere in disaccordo delle volte in una conversazione. La ragazza dice un qualcosa su cui tu non sei d'accordo, perché sai che hai ragione te, hai dati oggettivi per cui hai ragione te, puoi andare a spiegare: no, guarda, non sono d'accordo per motivo 1, motivo 2, motivo 3. Okay? Quindi comportarsi in maniera assertiva in questo caso, ok? Può essere classificato come appunto come emozioni negative, però ci deve essere anche la base però, di emozioni positive, se no se hai soltanto emozioni negative la ragazza da un po' ti sfancula. E così come invece troppe emozioni positive poi portano una ragazza ad annoiarsi e sfociare poi in quello che è: ah, sei troppo un bravo ragazzo, ah, senti, guarda, ti amo come mio fratello, cioè, oppure ti vedo soltanto come un amico. Poi ciò che succede con troppe emozioni positive, quindi deve esserci il giusto bilanciamento. Quindi molto banalmente, essendo tu occupato con la tua vita, che sia in una reazione, che sia con una ragazza con cui ti stai sentendo da poco, che sia con una scopa amica, il fatto di essere occupato, di rispondere poche volte al giorno, quello va a produrre, tra virgolette, delle emozioni negative nella ragazza, soprattutto se è abituata a ricevere risposta più velocemente. Puoi anche modificare appositamente le tempistiche di risposta, se magari rispondi con un certo ritmo alla ragazza via messaggio, a un certo punto sparisci per un tot di ore. Non rispondendo più, quello va a creare una variazione che va a produrre un'emozione negativa nella ragazza. Okay? Non è che, ripeto, non è che è sbagliato creare emozioni negative, ma come ho detto, in realtà ti verrà già naturale. E rispondere quando, se sei veramente occupato con la tua vita, se sei magari occupato anche con altre ragazze, ti verrà naturale appunto rispondere con certe tempistiche. Okay? E la cosa migliore, per esempio, per andare a produrre anche emozioni negative in una ragazza, mixate a emozioni positive, è avere altre scopamiche, avere una barra altre scopamiche rispetto a lei che stai frequentando. Ora, far sapere a una ragazza che stai soltanto frequentando, con cui sei soltanto uscito e non ci hai ancora fatto sesso, farle sapere che hai una scopamica non è una mossa intelligente. Okay? Farle sapere che hai una scopamica dopo che ci hai già fatto sesso, quella è una cosa che va a creare un sacco di attaccamento nella ragazza in questione, va a creare appunto ossessione nella ragazza in questione, soprattutto se con te ha delle esperienze iper positive. Se il tempo che passa con te è divertente, spensierato, ricco di novità, il sesso è appagante, quindi tutte cose vanno a categorizzarsi come emozioni positive, ma se c'è anche, per esempio, la gelosia che lei avrà nel fatto che hai un'altra scopamica, perché la scopamicizia si basa proprio su quello, quindi su libertà, non ci sono vincoli, ok? Puoi avere una o più scopamiche, così come anche lei può avere te soltanto come scopamico, così come può anche averne altri di scopamici. Ma siccome le ragazze, nel momento in cui sono appagate in una relazione, che sia una relazione seria o una scopamicizia, nel momento in cui sono appagate non hanno l'impulso di andare con altri uomini. Quindi nel momento in cui lei è appagata con te, rimarrà con te, soprattutto se vai anche a crearle ossessione, avendo per esempio altre ragazze, avendo anche una o più altre scopamiche.
dandole questo tipo di emozione negativa, mixato ad altre emozioni positive, la rende ossessionata. E se poi anche le altre scopo amiche che ti vai a creare, anche loro sanno che ci sono le altre, a parte che diventa una competizione fra i loro clienti, loro poi non si conoscono a vicenda, però possono sapere l'una dell'altra che esistono le altre scopo amiche, tutte quante diventano ossessionate a te, e quindi costantemente te le ritrovi via messaggio e vogliono vederti per scopare, si tengono tutte quante perfette in palestra 7 giorni su 7 per appunto andare a soddisfarti ed essere loro le migliori, perché appunto saranno in competizione per essere loro la migliore. Andranno tutte le volte nei saloni di abbronzatura, si faranno la ceretta per essere perfetta, liscia come una pesca, e spenderanno tutti i loro soldi per i vestitini sexy, tutte queste varie cose qua, per andare a soddisfare le tue fantasie sessuali. Quindi queste cose puoi andare a creare come ossessione in una ragazza andando a saper gestire il mix di emozioni positive ed emozioni negative. Vorresti mettere le mani sul sistema per trasformare quasi ogni ragazza in una scopa amica pronta a far sesso con te quando vuoi? Se sì, scopri come nel nuovo videocorso Amici con Benefici. Funziona con le tue amiche, con ragazze nuove e anche con ragazze che ti hanno rifiutato in passato. Offerta disponibile fino al 29 giugno, dopodiché il corso chiude per sempre. Per maggiori informazioni clicca sul link qui sotto in descrizione. Se hai domande o dubbi, scrivi gratis su WhatsApp a un nostro consulente esperto, anche qui trovi il link cliccando qui sotto in descrizione.